Un saluto agli amici di Mythical Snake, benvenuti in questo nuovo video che andrà a finire dritto dritto nella rubrica del mitico Rubik, ovvero la rubrica dedicata al mondo del cubo di Rubik. E se avete letto bene il titolo, sì, vi porterò anche la soluzione del nuovissimo cubo di Rubik 5x5 che mi è arrivato qualche settimana fa. Allora, ho atteso un pochino prima di portarvi la soluzione perché ci stavano alcune cosette che dovevo imparare sul 5x5 e adesso eccomi qua. Allora, premetto che questo video sarà diviso in varie parti perché altrimenti fare un unico video diventerà veramente lunghissimo. Quindi sarà diviso in varie parti e in questa prima parte andrò a parlarvi di alcune differenze che ci stanno sul 5x5 rispetto al 4x4 e andremo a vedere come costruire i centrali. Quindi direi di non perdere altro tempo ed iniziare subito dopo la sigla. Allora, amici di Mythical Snake, come ho detto nella intro di questo video, questo è un video che andrà direttamente nella rubrica del mitico Rubik. E se avete letto bene il titolo, sì, sarà una soluzione del cubo di Rubik 5x5x5. Però prima di proseguire con la soluzione, prima di disfare il mio cubo, voglio mettere a confronto alcuni aspetti sia del 5x5 sia del 4x4, ovvero alcune differenze. Allora, come potete vedere, il 5x5 rispetto al 4x4 abbiamo un cubetto centrale, ok? Quindi centrale ci aiuta a riconoscere subito che colore dobbiamo mettere su di quel lato ed iniziare subito a costruire i centrali. Ad ogni centrale, che rispetto a 4x4, che era formato da 4 cubetti centrali, su 5x5 è formato da ben 9 cubetti. Ok, su 4x4 dovevamo ricordare addirittura l'ordine dei colori, mentre invece su 5x5 l'ordine dei colori non dobbiamo ricordarlo perché sarà il centrale stesso a determinare il colore di quel lato. Ok, un altro aspetto del 5x5 che rispetto a 4x4 ogni spigolo era caratterizzato da 2 cubetti, mentre invece 5x5 è caratterizzato da 3 cubetti, 1, 2 e 3, quindi ogni spigolo è formato da 3 cubetti e ci sarà un modo diverso per accoppiare questi 3 cubetti per formare uno spigolo. Dopo aver fatto queste precisazioni, io direi di andare a scombinare il nostro cubo ed iniziare subito con la soluzione. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Allora, se volete sapere il modello di questo 5x5 che ho acquistato, l'ho pagato 11 euro su AliExpress, mi è arrivato dopo 2 settimane ed è lo Yuxin Little Magic 5x5M, che come tutti gli spiriti cube sapranno, M sta per magnetico o magnetizzato. Allora, iniziamo subito. Cubo 5x5 completamente disfatto, adesso dobbiamo rifarlo. Allora, come ho detto all'inizio di questa parte di questo video, ogni centrale è caratterizzato da 9 cubetti, quindi io principalmente quando inizio a costruire il 5x5, ovvero il primo centrale, vado a vedere sempre dove stanno più colori da mettere insieme. Per esempio, in questo caso io direi di iniziare dal verde, ok? Perché il verde tengo 3 cubetti qui che posso portare tranquillamente qua in basso. Quindi cosa andrò a fare? Cosa faccio? Questi qua li sposto in questa fila qua in modo da recuperare questi tre. Quindi cosa faccio? Farò un F', ok, una U e porto tutti e 2 i lati in questo modo qua, ok? Quindi non è che servono algoritmi per quanto riguarda la costruzione dei centrali, ma è una cosa un po' a intuito e colpo d'occhio. Per esempio, qui magari ci sta un piccolo algoritmo che permette di passare il centrale qua in mezzo a questi due. Adesso andiamo a recuperare quest'altro verde che sta qua in alto. Quindi cosa faremo? Dobbiamo allontanare questo da questa linea, ok? Quindi cosa faremo? Faremo una U. Ok, se ci troviamo in questa situazione faremo una U, RV piccolo inverso, una U', ok, e faremo L. Abbiamo portato giù anche l'altro cubetto verde, adesso mancano gli altri due, abbiamo quasi finito il nostro primo centro. Allora, adesso per costruire per andare a passare questo verde qua in mezzo, cosa farò io? Salirò con questo verde e lo accoppierò a questo qua, ok? Quindi farò in questo modo qua. Farò un LV', U', ok? Farò una U2
e porto giù. Però sono andato a togliere questo qua che andremo a recuperare con questo piccolo algoritmo. Quindi se abbiamo due cubetti messi in questo modo, ok, cosa dobbiamo fare? Il cubetto che manca da questo angolo qua lo dobbiamo portare su di questo angolo, questo qua, ok? Quindi faremo in questo modo, in modo da tenerli sulla stessa linea, ok? Parte alta, parte alta. Cosa farò? Farò in questo modo: LV primo, U, LV, U primo, LV, ed ecco che ho costruito quasi il mio primo centro. Andiamo a beccare l'altro cubetto verde che sta sulla parte posteriore. Ok, adesso vi faccio vedere l'altro piccolo algoritmo che si riflette sull'altra parte. Però allora, cosa farò? Porterò questi due qua su questa linea, in modo da non intaccare il lavoro che abbiamo fatto su questi qua, ok, su queste due strisce. Andiamo a lavorare su questi qua. Cosa farò? Andrò a recuperare questo cubetto centrale con questo, quindi farò da questa posizione, mettendo i verdi sotto, farò un RV2 U e farò RV primo 2, ed ecco che ho portato il cubetto centrale. Adesso vado a recuperare quest'altro cubetto verde. Allora, farò in modo che l'algoritmo di prima si rifletta sulla parte destra e farò in questo modo. Quindi passerò questi due qua e farò in modo che questo qua sia sempre sulla parte alta, ma sempre nella stessa traiettoria. Ok, quindi faccio un U2, quindi ripeto, è una cosa intuitiva, non serve algoritmi. Quindi farò in questo modo: RV2 U primo, RV2 primo, U, RV2 primo, ed ecco che ho costruito il centro verde. Andiamo avanti, andiamo a vedere quali sono altri cubetti, in modo da iniziare un altro centro, quelli là che siano più vicini possibile. Ecco qua, per esempio il bianco. Ok, il bianco, vedo che qui ne abbiamo già 4 e possiamo già posizionare questi due. Quindi cosa farò? Questa L fare in modo di metterla o a destra o a sinistra, ok, quindi in questo modo. Ok, quindi se ci troviamo in questa situazione, ma ripeto, è una cosa intuitiva. Cosa farò? Andrò a mettere questo qua e recupero questo nello stesso tempo. Farò una U in questo modo qua, porto giù, un'altra volta U, vedete, accoppio, U di nuovo, RV primo, e li ho portati giù. Adesso vediamo se sulla parte posteriore, scusate qui ho sbagliato, ok, dovevo salire e tiro giù, stando sempre attenti a non andare a disfare il primo centro che abbiamo fatto. Vediamo se sulla parte posteriore, no, non ci sta nessuno, quindi dobbiamo lavorare sui lati e recuperare i tre cubetti. Allora, vediamo un po' qual è la situazione. Ok, allora, vediamo questa qui. Mi porto il centro verde sul lato destro e farò in modo che questi due stiano su questa linea qua. Ecco qua, per recuperare questo qua. Quindi cosa farò? Porterò su questi due, li sposto, avvicino il cubetto che era qua, ok, li metto sulla loro traiettoria, sulla loro posizione, e tiro giù. Ok, quindi vi ripeto, non servono algoritmi specifici per costruire centri, ma è tutta una cosa a intuito. Andiamo avanti, recuperiamo questo centrale con questo, quindi farò una U, LV primo, U primo, LV, ed ecco che abbiamo quasi finito il nostro centro bianco. Andiamo a mettere l'ultimo cubetto, che lo trovo, che lo trovo. Ok, sulla parte posteriore, nuovamente come prima, quindi se questo manca su questa parte qui, dobbiamo mettere questo cubetto proprio qua. Quindi cosa farò? Questi due vanno bene così e passerò questo cubetto qua. Ok, cosa farò io? Andrò a portare su questi due, sposto, recupero, sposto di nuovo, salgo di due, ok, porto nella sua posizione e scendo giù, in modo da andare a ricostruire anche il centro verde. Abbiamo costruito il nostro secondo centrale. Adesso, andando avanti, beh, io direi di costruire il rosso, ok, perché abbiamo sempre più cubetti possibili. Allora, andiamo a recuperare questo centrale come abbiamo visto all'inizio del video, quindi lo sposto nella parte centrale, recupero con il lato destro in questo modo, vedete, stando sempre attenti a non disfare i primi centri che abbiamo costruito. Andiamo avanti, allora vediamo un po' dove reperire altri cubetti. Ok,
Direi che ci siamo. Allora andiamo a recuperare questo con questo qua, quindi lo sposto nella parte centrale, perché visto che in centrale, avvicino, allontano e tiro giù. Ok, spero di essere chiaro con questa soluzione, ma ripeto, utilizzando un po' di intuito e colpo d'occhio riusciamo a finire anche il 5x5, ovvero la parte iniziale, i centri. Andiamo avanti. Allora, l'altro cubetto centrale lo recuperiamo con questi due. Quindi cosa farò? Lo metto sulla parte centrale, recupero con uno dei due, ok, porto giù. Questo lo metto qua per recuperarlo con questi due. Quindi cosa andrò a fare? Porto sulla sua traiettoria. Se abbiamo questi due cubetti dello stesso colore in questa posizione, salgo su, sposto, recupero. Sposto, ok, salgo su nuovamente con il centro che avevo già costruito in precedenza. In questo modo qua recupero e tiro giù. Abbiamo recuperato anche l'altro cubetto. Manca l'ultimo cubetto rosso, che lo tengo qua nella parte alta. Quindi cosa andrò a fare? Questo lo sposterò qua, ok? In questo modo qua. Quindi lo teniamo vuoto qua, lo mettiamo qua. Se abbiamo due cubetti in questa posizione, cosa andrò a fare? Salgo di due. Ok, con il lato sinistro oppure con il lato destro, dipende dalla situazione. Sposto, avvicino, sposto, salgo nuovamente di due, perché dobbiamo stare sempre attenti a non disfare il lavoro che abbiamo fatto in precedenza. Porto giù e abbiamo costruito anche il terzo centro. Andiamo avanti. Qui è molto facile inserire questa striscia. Ok, cosa farò? Salgo di una volta con il lato destro, stando sempre attenti ai centrali che ho costruito, porto nella sua traiettoria e tiro giù. Ok, andiamo a costruire l'ultima parte del blu. Ok, quindi vado man mano, vediamo un pochino, sì, ok. Allora, per comodità vado prima a mettere uno di questi due angolari, quindi salgo su, metto in traiettoria e porto giù. Ok, con questo vado a recuperare questo centrale, recupero e porto giù. Ecco qua, niente di più difficile. Ripeto, con un po' di allenamento e un buon colpo d'occhio riusciamo a finire i centri anche in pochissimo tempo. Andiamo avanti. Recuperiamo questo con questi due. Quindi cosa farò? Se troviamo, come ho fatto vedere prima, questi due in questa posizione, porto nella sua traiettoria nella parte alta. Quindi cosa faccio? Salgo su, sposto, recupero, sposto di nuovo, perché non deve stare nella stessa traiettoria, altrimenti andiamo a disfare tutti i centri che abbiamo fatto. Salgo, recupero e porto giù in questo modo qua. Ok, adesso ci mancano gli ultimi due centri. Adesso, una volta che abbiamo costruito il giallo, automaticamente finiremo anche l'arancione come 4x4. Allora andiamo a recuperare magari un centrale. Ok, qui posso buttare questa striscia. Quindi cosa faccio? Salgo su, recupero in questo modo e tiro giù. Ok, adesso andiamo a recuperare questi due con questo cubetto. Quindi cosa faccio? Questi sposto nella parte opposta. Questo lo sposto già in posizione in modo da recuperare questi due. Salgo su, sposto nella sua posizione e tiro giù. Ecco qua. Adesso dobbiamo recuperare l'ultimo cubetto, e recuperando questo abbiamo posizionato anche l'arancione. Allora, mettiamolo in questa posizione, recuperiamo con lui. Ok, porto giù. Poi che faccio? Nuovamente la stessa situazione di prima. Questi due faccio stare in questa posizione, questo lo faccio stare nella parte alta. Quindi cosa faccio? Porto su, sposto, recupero, sposto, tiro su il lato sinistro e faccio in modo che sia nella sua posizione per poi andare a posizionarlo. Ed ecco che abbiamo finito i nostri centri. Ok, amici di Mitico Snake, siamo giunti quasi alla fine di questo video. Beh, che dirvi? Vi ho portato alcune differenze del 5x5 rispetto a 4x4, vi ho fatto vedere come costruire i centri, quindi ve lo dico. Ve lo dico perché costruire centrali anche su 5x5 non è che servano algoritmi, questa cosa ve l'ho ripetuta anche già durante il video, ma basta un po' di allenamento, intuito e colpo d'occhio, riusciamo a risolvere la nostra prima parte, ovvero i centrali. Poi in un altro video vedremo come accoppiare gli spigoli.
Beh, che dirvi, io aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti. Ah, e se volete anche voi acquistare questo cubo, che poi sul canale prossimamente arriverà una video recensione, nella descrizione trovate il link per poterlo acquistare. E ve lo stavo dicendo, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questa prima parte della soluzione del 5x5 e vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E come sempre, lo dico sempre ad ogni mio video, anzi a fine video, che se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, ci sta un pulsantino qua in basso, non costa nulla, per me aiutate molto. Non solo dovete fare questo, ma dovete anche attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano moltissimo il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @mythicalsnake, là dove arrivano le novità prima di YouTube. Qua in basso l'animazione vi ricorda @mythicalsnake, ma trovate tutti i riferimenti sempre qui nella descrizione. E questo video finisce qua. Io vi saluto, vado a finire di risolvere il 5x5 perché lo avevo preparato, avevo girato la prima parte in precedenza prima di fare questa parte. E sì, dai, lo vado a risolvere, così lo preparerò già per la prossima volta. E noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. Ciao!